Mister De Eugenio, allora mister, una sconfitta arrivata nel finale. Io vorrei aprire con una battuta perché comunque ci siamo divertiti domenica scorsa. Facciamo una piccola battuta, insomma, se l'Angolana potesse ripartire soltanto dal secondo tempo, visto che avete rimontato due partite, quest'oggi è andato un po' al contrario. Sì, non è una questione primo, secondo tempo, è una questione che non si può perdere la testa in 10 minuti, è successo anche a Capistrello. E non si può lavorare su, non è una questione di tecnica, di tattica, è una questione di concentrazione. Prendere 3 gol in 4 minuti, una squadra che ha giocato per 70 minuti al calcio in maniera spettacolare contro la seconda della classe. Non si spiega con altre ragioni, quindi se è una questione mentale, io non trovo altre spiegazioni, perché non è né fisico perché, né tattico, perché abbiamo giocato per 75 minuti forse la miglior partita e in 3 minuti abbiamo preso 3 gol. A Capistrello è successo in 12 minuti. Non ci siamo, ma ormai il campionato è finito, significa che qualcuno ha qualche problema di concentrazione, non lo so. Io ho solo questa spiegazione. Nei primi 75 minuti, mister, abbiamo visto una squadra corta, attenta, nonostante comunque mancasse un perno centrale come Mucciante, Scurti e anche altri fuoricota come Puddu su tutti, hanno giocato davvero una partita formidabile. Diciamo, squadra corta, compatta, a centrocampo davvero impressionanti, davanti, insomma, due gol all'Aquila non li fanno tutti, insomma, era una partita perfetta fino a quel momento. Sì, ma le partite durano 95 minuti, non è che durano 75 minuti, non è questo il modo di buttare all'aria un lavoro eccezionale. Quindi qualcuno significa che, ripeto, ha dei problemi di concentrazione, sta a me, insomma, trovare le soluzioni. Perché, ripeto, non ci sono altre spiegazioni, non si può parlare di tattica, di gioco, eccetera, perché siamo stati, per me, nei primi 75 minuti, superiori all'Aquila. E però non si può in 4 minuti prendere 3 gol, l'altra volta in 12 minuti, quindi è solo una questione che qualcuno spegne il cervello e in queste categorie non si può fare. Domenica andrete contro il Chieti che oggi ha festeggiato la vittoria del campionato. Con quale mentalità e soprattutto qual è l'obiettivo che volete porvi, insomma, per quel match? Noi fino all'ultimo non molliamo niente, anche oggi avete visto, qualcuno diceva non c'è niente, invece la squadra forse, ripeto, sul piano dell'impegno del coso ha fatto un'ottima partita. È chiaro che io non accetto più questi cali di concentrazione, sta a me capirli prima, anche se bisogna essere maghi a volte, quando succede e fare le dovute modifiche, perché non ci sono spiegazioni. Quello che è successo oggi è stata la riprova di quello che è successo anche altre volte, oggi ancora in maniera più acuta, e quindi qualcuno spegne il cervello e non va bene, non va bene, non si può fare.